Ciao! Buongiorno! Grazie di essere tra noi! Ma grazie di avermi invitata perché sono felicissima di essere qui! La mano vintage vi gevano! Assolutamente! Come ti chiami? Mi chiamo Angela Coronella. E quindi cosa fai, Angela, nella vita? Nella vita sono una blogger di vintage. In realtà ho anche un altro lavoro perché sono anche un'impiegata, ma faccio tantissime cose in realtà. Mi piace fotografare, mi piace fotografarmi anche. Fotografarti. Soprattutto fotografarti con dei bellissimi look. Ma infatti, ma su Instagram come ti troviamo? Su Instagram sono The Ladybug Chronicles. Ah, com'è The Ladybug Chronicles? È una vecchissima storia perché il mio cognome è Coronella. Ok. Quindi da ragazzina mi chiamavano Coccinella. Oh! Quindi, sono diventata la Ladybug Chronicles perché mi piace raccontare. Mi piace raccontare di vintage, mi piace raccontare di viaggi. Sono una che parla tanto, che racconta tanto. E ci piace. I racconti della Coccinella di Ladybug Chronicles. E quindi tu appunto racconti tramite i tuoi vestiti, no? Assolutamente. Tramite i tuoi look. Assolutamente, è un mezzo di comunicazione il nostro outfit, il nostro abbigliamento, dice tantissimo di noi. Tramite tutti anche i colori che indossi. Sì, assolutamente. Dicono tantissimo di te. Persona assolutamente colorata, in ogni senso. No. Quindi il tuo mood ricorrente? Il mio mood è la felicità, il sorriso, sono sempre sorridente, anche quando sono un po' arrabbiata, triste, il sorriso sempre. A Milano anche quando sei triste. Anche quando c'è la nebbia. Anche quando c'è la nebbia, esatto. In inverno. Il lunedì mattina. Ma anche, comunque mi dico, ma sarà sicuramente una bella giornata, ci credo. Credeci fino in fondo. Perché lo ricordiamo che fai l'influencer, ma sei anche... Sono anche un'impiegata. E quindi... Il lunedì mattina è brutto anche per me. Cioè, ma lo direste mai, impiegata, lei? E cosa fai, se... nello specifico? Pensa. Quindi la conferma che se anche se si lavora in una banca... Si può avere un certo look. Assolutamente, la nostra personalità è un po' ovunque, quindi è fuori, nel weekend, ma è anche quindi è giusto secondo me rispettarla. Certo, ci sono ovviamente dei codici anche che vanno rispettati sui posti di lavoro, ma si possono mettere in piedi. Quindi, il tuo stile, se dovessi riassumerlo in tre parole, com'è? Allora, una l'abbiamo già usata, che è colorato. Coloratissimo. Sì, è super colorato, mi piacciono i colori, non amo nero, blu, troppo grigio, quindi assolutamente colorato. Direi eclettico, perché mi piace molto mixare stili diversi, anche epoche diverse. Infatti prendi spunto da epoche, ma anche tipo da culture anche diverse dalla nostra. Esatto, questo è il terzo che ho realizzato. Ah, ecco, scusa, ti ho anticipato. Ti avrei detto cosmopolita, perché acquisto tantissimo quando sono in viaggio. Sì, quindi mi piacciono. È un profumo comunque di esotico, ecco, sì, classico metropolitano. Assolutamente sì, mi piace un po' mixare capi che ho acquistato in Africa, in Asia. Il kimono. Piuttosto che un wax africano, piuttosto che un caftano. E quindi un accessorio a cui proprio non rinunci? Beh, effettivamente. È lui. Assolutamente. Anche anelli e orecchini, quando mi accorgo magari che sono uscita di casa di corsa senza. Ma come mai il turbante come scelta? Cioè, è singolare. È vero, lo so. Allora, questa è una cosa che mi ha trasmesso mia nonna da piccola, che mi portava nei mercatini africani, mi comprava delle stoffe e me le metteva in testa come turbanti. Grande nonna! Esatto, ho delle foto di me al mare col turbantino africano. Quindi, te lo sei tenuta? Devi dirmi il nome. Sì, e poi a parte che è comodissimo quando i capelli proprio non ci sono, quindi il turbante è sempre da mettere. Quindi ragazzi, anziché comprarsi piastre, phon, un bel turbante d'estate. E voilà. Ok. Niente brushing mattutino. Esatto, fantastico. Super simple. E te chiami Umana Vintage? Cioè. Umana Vintage per me è intanto un colore affettivo. È una storia che ho già raccontato, ma vero, è il primo negozio di vintage che ho trovato a Milano quando sono arrivata. Quindi io lavoravo lì vicino, vicino ai cappellari. Ah, quindi proprio zona centro Milano? All'inizio sì, quindi passeggiando mi sono trovata davanti Umana Vintage.
sono entrata e sono impazzita, perché, ma letteralmente. Perché è una cosa un attimo diversa, no? È da diversa, tutti gli store del centro. Mi rispecchio molto. Come hai provato? Tutto. Eclettico. Dei box africani vintage, per esempio, che non diresti mai, però effettivamente ho trovato anche quello. E poi rispecchia molto il mio mood, c'è molto colore. E no, è un influencer. Credo sia anche molto accessibile al prezzo. No, i patroni del negozio. E poi, come dico io, è buona, nel senso che poi fa degli investimenti importanti, quindi non solo la sostenibilità dell'abbigliamento, ma anche la sostenibilità del pianeta. Quindi uno shopping che fa bene in tutti i sensi. Puoi non rinunciare allo stile, acquistare consapevolmente, anche fare del bene. Quindi è proprio il mio shopping ideale. E poi che stile, appunto. Che stile, ragazzi. Penso che guardando il mio armadio, credo che la maggior parte dei pezzi vintage della umana. È fantastico. Lo ammetto. Quindi poi aspettiamo un, come si dice, un unboxing del guardaroba, un qualcosa di umana. Tantissimi, ma noi tempo ne abbiamo. Ma andando avanti, curiosità, che cosa rimpiangi della moda del passato? Cosa ti manca? La qualità. La qualità. Sicuramente l'attenzione al dettaglio, che adesso sicuramente è sbagliata. Esatto. Assolutamente la qualità e l'originalità. Sì, perché col fast fashion proprio... Abbiamo perso. A livello di gusto sicuramente ci saremo, per carità, nei modelli, però perde tanto la qualità nei ricami. È vero, che poi se ci pensi molto anche nel fast fashion è ispirato un po' al vintage, no? Sì, vai nei negozi di fast fashion, trovi jeans anni 90, piuttosto che la camicia anni 80, quindi comunque l'ispirazione è quella, la qualità sicuramente, no? Sono tessuti ma anche cura del dettaglio, che prima c'era, oggi ovviamente non c'è più. Oggi purtroppo tutto... Non voglio mettere, diciamo, moda attuale uguale fast fashion, perché comunque ci sono tante persone che ancora lavorano in un modo, anzi hanno ripreso a lavorare. Esatto, soprattutto negli ultimi tempi si è rivalutata tantissimo anche la moda. Slow fashion, assolutamente. Questo mi fa molto piacere. Speriamo che ci sia anche piano piano una ripresa, no? Che ci calmiamo un attimo tutti. Anche perché sai... La moda attuale, quella che definivamo prima fast fashion, ci porta un po' a essere tutti omologati, tutti uguali. A volte ti guardi in giro e vedi uno stesso pezzo su più persone, tante è persone triste. Nello stesso modo. Ci vogliono anche molto uguali. Invece, secondo me, con il made possiamo veramente essere originali, diversi e... non appiattirci così, no, è vero? Assolutamente, abbiamo tutti personalità diverse, ma siamo vestiti tutti uguali. Perché? Perché? Infatti, facciamo uscire queste personalità, esatto. Visto che battiamo tutti tanto su, io sono diverso dagli altri. Ok, dimostriamolo. Dimostriamolo in qualche modo. Invece, proseguendo, cosa invece non sopportavi della moda del passato? Cioè, una moda... che ne so, degli anni 90, ma anche degli anni 2000, Il 90. Ah, no. Per me il 90 è stato proprio una tragedia. Ma dai, mi è ritornato tanto ultimamente. Infatti non lo uso. Cioè, proprio va di retro. No, l'anni 90 no. Mi piace, cioè, una cosa per esempio che, non so se ve la ricordate, la tuta di ciniglia. Oddio, io no, vabbè, io ero piccolissima. Non mi far sentire vecchia, però. Di che anno sei? Possiamo chiedertelo? Io lo dico con grande fierezza, del 76. Me ne dimostri molti meno. 70, 80, 90, ne ho fatti un po'. Quindi abbiamo qualcuno che ne sa, Sì, mi ricordo forse all'inizio 2000 in realtà. La Britney Spears o Jennifer Lopez, che portavano queste tute di ciniglia a vita bassissima, tra l'altro, profilante. Ah sì, ma adesso ce l'ho presente, quelli dai, tipo dai colori molto pastello. Sì, rosa. Che li portava anche Paris Hilton. Oddio, terribili. Ammetto, ne ho avuta una anch'io. Vai, una tua debolezza che hai ceduto. Sì, l'ammetto. Vai. Ce l'avevo anch'io, le ma l'ho veramente buttata. Ah, ce l'avevi anche tu? Sì. Ah, sì. Cioè, quindi è proprio ceduto. Sì. Ti sei venduta. Come è successo? Non lo so, ero giovane. Vabbè, sì, diamo la colpa. Mettiamola così.
però veramente una cosa orrenda. Ma invece tipo i pantaloni a vita bassa, e quello è un'altra cosa. Mamma mia. Anche queste poi erano delle vite molto basse. Mamma mia. Anche i, sai, le felpine abbastanza corte, quindi rimaneva molto di pancia. No, oggi da con la mia pancetta dico assolutamente vita alta. Vita alta. Evitiamo sì. Veramente male alla schiena, male a qualcosa. No, perfetto, vita alta. Anni 80 in questo. Belli, anni 70, cioè, con le zampe, vero? Fantastico. Sì, ci mancano tante. È vero, è vero. Adesso c'è un po' di tutto, ci sono le zampe, cioè la sigaretta si sta andando un po' perdendo forse. Sì, sì, è vero. Vero? È vero. Vabbè, ma meno male, si cambia un po'. Sì. E invece abbiamo tanti spunti dal passato. E infatti, a questo proposito, quali anni avresti voluto, in quali anni avresti voluto vivere? Allora, vivere non lo so in realtà. Spero rivivere? Va bene vivere adesso. Mi piacerebbe fare delle incursioni, ecco, se potessi, sì. Le farei negli anni 20, 30, per esempio, soltanto per andare in un jazz club vestita con franze di perline o piume nei capelli. I ruggenti anni 20. Quello lo farei subito. Oppure anche la swing in London degli anni 60, per esempio. Quella non mi sarebbe dispiaciuta. Molto chic, molto British. Sì, sì, sì. O la Black America degli anni 70. Con il blues? Un po', diciamo, difficile sicuramente. Come realtà, sì. Sì, però una realtà che forse tocchiamo anche oggigiorno, non è stata mai totalmente superata. Assolutamente, no? Sì, purtroppo. Ne ho parlato molto ultimamente di questa cosa. Però secondo me fa anche bene rivedere film, documentari che fanno riferimento a quell'epoca. Per rinfrescarci la memoria. Fa capire tante cose. Assolutamente. Bene, bene. E invece, nel tuo cuore, una canzone vintage degli anni passati. Allora, me ne vengono in mente di due epoche completamente diverse, perché fa un po' rima con il mio elitismo di cui parlavo prima. Una è I'm Old Fashioned, giustamente, I'm Old Fashioned, di Shirley Horn, bellissima. E ci canti un motivetto? No! Dai, dai! No, perché io non la so, scusatemi. I'm Old Fashioned. I love the moonlight. Un applauso intonatissimo. Meno male che non c'è nessuno in questo momento esatto. Così. Esatto. Ma sei intonata. Ma sono in diretta, quindi probabilmente mi staranno vedendo lo stesso. Prossima candidata X Factor. E invece la seconda? La seconda è Purple Rain, questa è la style di Prince. Okay. Sono pur sempre una figlia degli anni 80. Nel cuore. Nel cuore, sì. Anche chi non l'ha vissuti forse, non so, anche di rimando, ci erano siamo un pochino vissuti. Del boom economico. Erano veramente belli. Cioè, sì. Era proprio l'esagerazione, no? Esatto. Super spalline, super colori. Io sono assolutamente, per me il Lessis Moore è qualcosa che non riesco a sopportare. Ok. More. More is beautiful. Assolutamente. Sì, assolutamente. Quindi quegli anni lì secondo me mi rispecchiano. Erano anni molto belli, anche della moda italiana. No, Fiorucci, Armani. Coveri. Mamma mia, coveri! Cioè, ancora. Ho visto che è tornata moltissimo di moda la, non so se ti ricordi, le borsette di Naio Leari. Oddio, ma veramente? 90, sì. Ma quelle piccoline? C'erano sia piccole che abbastanza grandi. Ma quelle che si portano sotto? A spalla. Un po' messenger, diciamo, moderna, con i due calcetti davanti. Si stavano per andare a scuola, io ci dovevo per andare a scuola. Le ho ritrovate. Non le hai buttate, brava. No. Non butto niente, giustamente. Ragazzi, non si butta via mai niente. Assolutamente. Tutto ritorna, quindi... Se siete in dubbio, piuttosto donate, ma non si butta via niente. Brava, brava. Partiamo da questo punto. Questo sono perfettamente d'accordo. E continuando, allora, abbiamo parlato di canzoni, un'icona del passato a cui ti ispiri. Posso dirla? Vai. Perfettamente in linea. Carmen Miranda, io l'adoro, a parte questi suoi look super colorati, sempre sorridente, anche lei c'ha sempre questo sorriso bellissimo, e i turbanti. E i turbanti. Cioè, in testa aveva delle cose, delle sculture, e per me è un sogno poter avere un giorno, me la dovrò fare da sola sicuramente, però queste sculture di frutta piuttosto che farfalle, aveva delle cose bellissime, cioè, lei veramente interpretava il turbante come una corona, come faccio anch'io spesso. Con un segno distintivo. Esatto, la mattina mi dico che mettiti la tua corona e puoi uscire. Anche perché secondo me dà una bella botta di autostima.
Assolutamente, cioè, chi è che indossa il turbante? Cioè, deve averla un po' di sicurezza. Esatto, vai in giro con... Ma poi in mezzo a Milano, dove siamo tutti un pochino... Però sai che questa cosa mi ha un po' sorpresa di Milano. Che è molto eclettica, molto creativa, vero? Lo è, però allo stesso tempo comunque vieni un po'... Si nota, si guarda, ecco, se devi... Che da una parte fa piacere, dai, essere ancora notati in una grande città. Sì, è vero, è vero, se sono d'accordo. Vai già a Londra, probabilmente. È già a Londra, figurati. Anche lì la moda, cioè... Però mi aspettavo... Quella spinta in più che forse Londra ha, dici? Sì, sicuramente. È anche vero, come dici tu, che è più umana Milano, da questo punto di vista. Siamo più umani, che lol. Wow. E dai, invece una serie TV, vai. Ecco, per quanto odiassi la moda degli anni 90, secondo me le serie TV degli anni 90 sono bellissime. Tipo? Io adoravo, sai, Lely, Mad Bee, piuttosto che Sex and the City. Però se vogliamo andare ancora indietro, il top del top per me rimangono i Robinson. No, sì, è vero. Sono bellissimi. Veramente, li guardo ancora oggi, ma veramente saranno passati 40 anni. 40 anni? Sì, no, qualcosa in meno, perché però sono ancora attuali. Però mi piacciono veramente sempre tanto. Moderne, mi piacciono quelle un po' in stile retro, quindi tipo... Adoro Mad Men, per esempio. C'è, se no, una moderna che si rifà un po' al passato è la... Non sbaglierò sicuramente, la signorina Maisel, può essere. Sì, però è molto carina. L'hai vista? Bellissimi abiti, sì, quella l'ho vista. Quella mi piace, non è finita, però mi piace molto. Non è finita? No, ancora non ho finito. Sto ti lascio un attimo spoiler, un attimo così no, dici, no, no, oddio. No. Niente spoiler. Non mi dite niente. Va bene. E poi, sai cosa mi piaceva? Non so se è arrivata mai in Italia, forse sì. Si chiamava Panam. Panam, non la conosco. Solo una serie, poi l'hanno tolta. Ah. Era, Panam era una compagnia aerea americana. Ah sì, con le hostess. Brava, raccontava le storie di queste hostess steward, insomma, dei loro oggi nel mondo, anche di costumi molto belli. E poi l'ha lasciata lì, non so che fine ha fatto. Facciamo, non un so, appello. Un appello. Panam. Fondiamo, non so, una pagina. Esatto, ridateci Panam. Ok, facciamo così, poi ci spostiamo e facciamo vedere qualcosina anche del negozio, ma un fashion tips al volo, se ce l'hai. Nessuna paura, fearless, come dico io, mischiate colori, fantasie, osate, buttate, cambiamo un pochino. La moda è bella, la nostra personalità, divertiamoci, siamo qui per questo alla fine. Bravissima, benissimo. Siamo nel posto giusto per farlo. Siamo nel posto giusto, infatti adesso andiamo a fare un giretto. Sì, ti seguiamo. Andiamo a fare un giro, io già ho dato un'occhiata quando sono arrivata, quindi... Mi sono già un po' innamorata di alcune cose. Tra l'altro vi dicevo che io utilizzo moltissimo il vintage in ufficio. Oh, ti guarderanno come un extraterrestre. Ma non è vero, secondo me si possono trovare delle buone alternative. Sicuramente si nota la diversità, quindi si vede che non sei vestito come gli altri. E quella secondo me è qualcosa di... E quindi come fai? Facci vedere a noi impiegati che siamo tutti flat, più che flat. Allora, ho visto di qua, per esempio, un pezzo che secondo me va utilizzato in ufficio in maniera perfetta, la giacca. Andiamo. Andiamo a vedere. Ho visto, eccole qui, tante giacche. Tra l'altro, una cosa che vorrei farvi vedere. Cioè? Non si usano più, ma sono bellissime. Le giacche con le maniche corte. Ma come si usano? Cioè... Allora, si usano, secondo me, sono bellissime anche con una bella cintura. Possiamo usarle con dei pantaloni, quindi spezzati, con delle gonne. Sono spesso molto sagomate, no? Come questa qui, per esempio. Ne ho vista prima un'altra. Che belle. Cioè, guardate anche i colori, che belli. Questi sono bellissimi. Cioè, questo vero. Sta benissimo. Sia su un'ottima bronzata, penso. Sì, ma esatto. Sia anche chi ha la tinterella di luna, come esatto. Noi. Ma va bene. No, questa secondo me, infatti, è molto molto bella. Guarda anche i bottoni. Vediamo. I bottoni sono bellissimi. Cioè, c'erano dei bottoni fantastici. Belle, esatto. Che tipo adesso te li mettono tutti standard. Brava. Fantastici. E quindi poi lì puoi usarla con una cintura in vita, per esempio, una cintura dorata sarebbe anche bella. Bene. Poi insomma, puoi caricarla con gli accessori, collane, orecchini, puoi farci tantissime cose.
per esempio, secondo me la giacca appunto con la manica corta nel periodo estivo in ufficio è perfetta. Ce n'era un'altra molto bella, eccola qui, l'avevo vista prima. Guardate che bella. No, ma che carina! Ma cos'ha lì? È stupenda! Ma guarda! I bottoni favolosi. In ufficio puoi usarla tranquillamente. Ma dove la trovate, scusatemi? Una... Che tessuto è questo? Vabbè, comunque... È una specie di bucle di cotone, ma è veramente... Cioè, un bucle di cotone che non è poliestere, ecco. No. Cioè, assolutamente con questi... Guarda! I bottoni sono la cosa più bella in assoluto. È molto da te anche questo, sì, eh? Assolutamente. Cioè, vedi? La indosserei anche io in ufficio. Cioè, arriva una ragazza così in ufficio, però fa il dettaglio del bottoncino. Fare per esempio se non si vuole tenerla chiusa, è anche bello direi di tenerla aperta con una canotta o una canotta di seta per esempio. Carino. Sotto. È anche molto molto carina, secondo me fa un bel effetto. Oppure vedevo prima anche delle giacche più tradizionali, ecco guarda, questa l'avevo vista prima, bellissima. Secondo me di un bel blu notte. Un bel blu notte, le poche volte che il blu si può usare. E che fa un po' Armani. Bottoni veramente favolosi. Cioè, io ho una passione per i bottoni, mi piacciono un sacco. Guarda anche quanto è bello il taglio. Sì, ma poi quanto, cioè i dettagli, quanto sono fatte bene anche dentro. Sì, ma sono veramente stupende. Cioè, perdete tempo, ragazzi, anche vedere le rifiniture di un abito. Tante volte qua è fatto tanto male, veloce. Invece, assolutamente. Qui è stato un capo del genere per 15 euro. Esatto. Cioè, vabbè, scusate, non sto riuscendo a me. Ecco. E fate un figurino. Poi una cosa meglio, adesso io sono curiosissima, mi piace moltissimo guardare le etichette. Come erano fatte? No, anche scoprire chi erano. Ecco, perché chi era? Non so, lo scopriremo, poi andiamo a cercare, facciamo un po' di ricerca. Il famoso Gingerly. Gingerly, e queste sono delle cose, secondo me, a parte è la parte più bella in cui scopri in effetti tante cose sul vintage, no? Chi c'era, cosa faceva, cosa vendevano. Guarda, scusami, questa verde mela. Oddio, il verde mela, che bello! No, è bellissimo. Cioè, qua non lo vedete bene, perché forse c'è poca luce. Siamo più alla luce. Ecco, cioè, ma dove lo trovate, veramente, questo bellissimo verde mela? È stupendo, un bel doppio petto. Anche qui, vedi, è una D&G. Ah, questo è un Dolce Gabbana. È veramente splendido. Ah, sciccosissimo, stupendo. Fantastico. Vedi, quando dicevo prima che domani si trova veramente tutto. Bisogna solo avere un attimo di tempo. Esatto, di voglia anche di spulciare. I pezzi vanno visti uno per uno. E anche lasciarsi un attimo sorprendere, non partire già col preconcetto. Esatto. Cioè, lasciatevi un attimo anche guidare dai capi. Non partite, voglio questo, voglio l'altro. Oh, buongiorno. Buongiorno, si ricorda buongiorno. Di me? Sì, siamo in diretta. Ah, è arrivato, ciao. Luca, saluta. Ciao, benvenuti a tutti, è giornata lunga, intensa. Ma è bellissimo, emozionante. Ci stiamo divertendo tanto, è anche molto divertente secondo me, sarà divertente. Sicuramente sarà divertente. Io ho una mascherina un po' più basic, apprezzo molto sì, di io più. Faccio un po' queste cose handmade. Però noi, io non posso perché lavorando qua devo tenere quella chirurgica, quindi siamo precisi su tutto. Bravo, bravo. Mi raccomando, bravo. Sennò... Per chi notasse una mancanza di stile, volevano solo dire che è un obbligo tenere questa. Ma non è la mascherina che ti fa lo stile, grazie. Lo stile si vede d'altro. Grazie, certo. A tra poco. Certo. Ciao. Ok, spostiamoci sugli accessori. Il bello della diretta. Ecco, gli accessori, un altro punto interessante. Io ho questa mia un po' fissa, possiamo anche dirlo. Quando entro in un negozio, il primo accessorio che cerco, lo vedo qui, sono i foulard. Ta-da! Eccoli! Guardate un po', quanti? Ma quanti allora, sono? I foulard perché? Perché intanto mi piace metterli in testa. Beh, giusto. È molto semplice, quindi cerco sempre quelli un po' più grandi, per esempio anche più lunghi, rettangolari, tipo questo qua per esempio, no? Che ti danno più modo di agganciarlo in vari modi in testa, quindi è più spazio insomma per divertirti, no? Perché poi anche quello, guarda che bello questo qui. Ma poi sono in seta. Sì, sì. Fantastico, cioè guardate che meraviglia, ma anche per quest'estate. Ma senti anche al tatto come è diversa la seta di una volta rispetto a quella di adesso. Cioè ha veramente una texture molto fine, sì, bella bella. E questo pure, se lo senti, anche senti un po'. Sentiamo, sentiamo.
No, fantastico. È una cosa bellissima, perdersi proprio in questi... Cioè, ma anche mettersi senza preoccupazioni. In tutti i tessuti. E poi la seta fa anche molto bene ai capelli, quindi... Ecco, è vero. Testa... Ma infatti tanti esperti, dicono... Cioè, se volete avere dei bei capelli la mattina, l'ho letto, non so quanto sia veritiero, di dormire su una fede, su un cuscino di seta. Sì. Oppure con della seta in testa. Io lo faccio spesso, a volte metto delle, magari qualche crema, qualcosa per diciamo, ammorbidire i capelli e poi li avvolgo in una e funziona. Di seta. Assolutamente sì. Ok. Adesso non ve li posso far vedere, però fidatevi. Ci fidiamo sulla parola, fantastico. No, no, è benissimo. Poi ho i capelli molto ricci, no? Quindi ah, sì. No, sono abbastanza anche molto voluminosi e quindi sono un po' ogni tanto tendenti un po' al crespo. Invece così sì, è molto si tantissimo. Lucidano. Sì, anche beauty tip. Oggi, anche beauty tip. Non vedi? Sono anche beauty. Acquistate... Che vanno insieme. Esatto. Quindi per esempio questa è un'altra ottima idea. E dicevo prima, oltre a metterli in testa, che magari in ufficio è più difficile, sì. Si possono per esempio mettere come cintura o semplicemente al collo in maniera diversa. A me piace fare anche questi grossi fiocchi a volte, no? Con una t-shirt, mettere un bel foulard con un bel fiocco e fa già un effetto completamente diverso. Un po' space up. Space up your life. Il nostro stile. Quindi secondo me è una cosa molto, molto interessante. E poi, e ne approfitterei per andare dall'altra parte del negozio. Vamos. Perché io già ho fatto un bel giro. Ti seguo. E ci sono per esempio, secondo me, sposti di qua, dei pezzi che vanno sicuramente in ufficio e si possono usare tranquillamente. Uno di questi è la camicia. Ta-da! Ta-da! Quindi camicie. Wow. Guarda, faccio un giro, quindi passo di qua e ti dico. Ti faccio vedere un po' tutto. Tanti colori, veramente c'è da perdersi. Allora, ma... intanto io ho una passione proprio sfegatata per le camicie bianche. Quindi, per esempio, lino, molto semplice, da indossare in ufficio, facilissima. Molto leggero, guardate il dettaglio, ok. Sono bellissime, il collo è stupendo. Ce ne sono moltissime, ho visto prima per esempio anche con delle... Adesso ve ne faccio vedere una. Che a me piace tanto, ne ho già una molto simile che è una delle mie camicie preferite che ho acquistato ovviamente da Humana in centro ed è molto simile a questa. Guarda il dettaglio, è bellissima tutta la diciamo la decorazione, non diciamo. So se si vede, ah ecco, bellissimo sia qui che sul colletto. Ah, c'è anche sul colletto. Erano le camicie che si mettevano nei corredi, no, tanti anni fa. Esatto. Che uno comunque teneva, non prendeva e buttava. Esatto, cioè, esatto. E sono i vestiti fantastiche. Bisogna anche farseli propri. Assolutamente sì. E qui vedi anche queste qui, per esempio. A me piacciono tantissimo questi colletti. Guarda questo con quelli che in crochet. Cioè, ragazzi, guardate. Sfiziosissimo. Questo te lo metti dentro un bel pantalone vita alta. No, scusate. Sì, perfetto. E poi, guarda. Il collo, cioè... No, il collo è veramente stupendo. Fatto in Italia, sì. Firenze, da primavera. Cioè, bellissima. Bellissima, bellissima. Quindi abbiamo anche delle proposte per l'ufficio. In ufficio possiamo assolutamente utilizzare camicie. Poi ho visto che ci sono, per esempio, molte camicie colorate. Mm-hmm. Quindi, per esempio, se usiamo una giacca pantalone, perché siamo costretti a usare la giacca pantalone nero, piuttosto che blu o grigio. Andiamo di qua. Di là, scusate, io... Vola, la cucinella vola. Giro. Guardate quanti colori. Oh. Allora, parte righe. Secondo me righe sempre fantastiche. Bella. Rossa, no, questa è bellissima, ma anche bella. Come colori, cioè, sono rimasti belli vividi. Esatto. Cioè, non ha scolorito, ragazzi. Con un tailleur. Guardate che bello. Sicuramente il tuo pezzo vintage e che sicuramente comunque, io lo dico anche un po' per esperienza, quando indosso del vintage in ufficio, subito la gente mi dice, ah, ma è bellissimo, ma dove l'hai preso? Ma è vintage. E effettivamente anche chi non ha, diciamo, l'abitudine, no, di comprare o di usare vintage, comunque lo riconosce subito, perché sono delle cose che si vede già, non le ritroverai nei negozi di fast fashion, non le ritroverai in giro. E, a meno che, appunto, tu non scelga di andare sul vintage. Ce n'era un'altra
che ho visto prima. Ora queste sono bellissime, mi piace un sacco, guardate le maniche. Un po' puff puff, come si chiamano? Le puff sleeves? Sì, no, infatti, okay. Anche le sue belle spalline, che spalline forever. Ah, c'ha le spalline, è vero? Per gli amanti delle spalline. Beh, sono tutti pezzi che si possono usare, secondo me, tranquillamente anche in ufficio. Assolutamente, perché sono comunque coperti. Esatto. Hanno questi dettagli un attimo... molto particolari. Diversi. Sì. Un colore anche bello acceso che tiene, perché è vintage, no, ecco. È fantastico. No, infatti i colori, secondo me, i colori... spesso si... vediamo per esempio anche dei capi moderni, no? I colori sì, come dicevi tu, sì, spengono subito, no? Invece i colori vintage sono sempre così belli accesi. Guarda un po', c'è un giallo là dietro. Dov'è? Sei amante del giallo. Oh! Giallo e blu, notte, bellissimo. Bellissima. Ecco, il giallo e blu è uno dei miei abbinamenti vintage preferiti. È difficile utilizzarlo, no? Bellissimo, però. Ma lo consigli? Sì. Su che tipo di carnagione? Allora, mora? No, secondo me il giallo e blu va anche abbastanza un po'... forse sulle bionde un po' meno. Però sì, sbatte un po'. Però aiuta a smontare un po' il giallo, perché il giallo effettivamente sulla bionda forse è un po'... non è il massimo, però il blu ti aiuta a recuperare, diciamo, quello che perdi con quel giallo. Poi te lo provi. Io? Visto che sei bionda, così vediamo se in effetti funziona così. Però, ragazzi, secondo me, veramente, i colori vintage sono assolutamente favolosi. Perché poi anche quante fantasie. Questa è una cosa che mi piace anche molto, no? Le fantasie, che diciamo adesso sono un po' quasi tutti uguali, invece nei pezzi vintage abbiamo veramente delle fantasie fantastiche. Non so se è il tempo per un'ultima cosa. Vai, l'ultima, al volo. È di qua. Vola. Seguiamola. E questo ve lo dico già, sarà un mio acquisto e lo metto lunedì in ufficio. Che poi adesso aspetta, mi sposto perché non si vede bene. Oh, scusa tu. Ah, ecco, qua si vede molto meglio. Bellissimo. Questo è molto sfizioso. E anche un abito vintage, possiamo mettere tranquillamente in ufficio. È molto bello. Bellissimo anche sia il colore. È cotone. Sì, è cotone. È bellissimo il colore, è bellissima la fantasia, è bellissimo il taglio. Poi, il cinturino anche dorato e siamo pronti lunedì mattina per andare in ufficio. Voilà, quindi adesso shopping per lunedì mattina o per le vacanze? Tutte e due, si spera prima le vacanze che attendiamo tutti. Prometto che quando arrivo a casa ve lo faccio vedere lo shopping di oggi. Va bene, grazie per essere stata con noi, grazie, sei stata carinissima. È stato veramente bellissimo, mi sono divertita tanto. Saluta. Grazie. E venite a trovarci. Certo.